Buongiorno Anna Maria, sì, si sono incontrati in gran segreto in un albergo alle porte di Bari. Noi comunque siamo riusciti ad intervenire e a cercare di captare qualcosa. È uscito per primo Antonio Matarrese dall'incontro insieme al direttore generale Claudio Garzelli. Beh, le sue dichiarazioni sono state eloquenti. Dopo 36 anni è giusto passare la mano a questo punto. Spero che il prossimo presidente sia migliore rispetto a noi, prendendosi anche insomma qualche rivincita nei confronti di chi distratto ultimamente la famiglia Matarrese. Ricordiamo che c'è stato un atto vandalico nelle ultime ore, sono state lanciate delle bottiglie verso la casa, l'abitazione della famiglia Matarrese. A questo punto la famiglia è stanca, vuole passare la mano, e queste sono state le dichiarazioni di Antonio Matarrese, che ripetiamo è uscito per primo. Dopo un'ora circa invece sono usciti anche Paolo Montemurro e Rapullino, imprenditore campano interessato insieme a Montemurro per l'appunto a rilevare il club. Montemurro ha detto davanti alle nostre telecamere: siate ottimisti, questo è un incontro da dentro o fuori, il fatto stesso che ci sarà un altro incontro la prossima settimana la dice lunga, significa che la trattativa sta andando a buon fine, e quindi cercando di comunicare anche attraverso le nostre telecamere ottimismo rispetto ai tifosi che vogliono assolutamente che questa trattativa vada in porto. E allora Anna Maria, che cosa succederà la prossima settimana? Ecco. Un nuovo incontro, quello decisivo, ci sarà la firma.